Buongiorno dall'Oreo, buongiorno dalla sede di K Adriatica. Convegno Orzo Distico da Birra, la filiera virtuosa da sostenere. Il Veneto in questo momento si sta candidando per essere la regione leader nella produzione di birra a chilometri zero. L'occasione quindi è di sentire i protagonisti, in primis l'amministratore delegato di K Adriatica, per quanto riguarda anche la malteria che K Adriatica ha in progetto di costruire proprio all'Oreo. Dottor Toffoli, amministratore delegato di Adriatic, qua stiamo parlando di un investimento importante da parte della vostra azienda, questa malteria che dovrebbe portare un grosso beneficio a questo territorio che ha tra l'altro la vocazione agricola importante. Cronoprogramma, come siamo messi, Presidente? Siamo abbastanza a buon punto, anche se purtroppo non abbiamo ancora tutte le autorizzazioni per poter iniziare, ma contiamo di averle in tempi rapidi, io spero per la fine dell'anno. Quindi l'obiettivo è iniziare i lavori ai primi giorni, ai primi mesi del 2024 e essere pronti alla fine del 2025, quindi piena produzione dal 1 gennaio 2026. Questo è il nostro obiettivo, ce la stiamo mettendo tutta e devo dire che le istituzioni e tutto il territorio ci sta aiutando e speriamo che si riesca tutti insieme a fare questo rush finale. E voi avete presentato il progetto già alcuni anni fa, probabilmente un po' il Covid, un po' altre situazioni lo hanno bloccato, però uno dei problemi è la burocrazia. Non si riesce a superare questo scoglio? Ma adesso dare tutta la colpa alla burocrazia forse non vorrei, almeno così pubblicamente ritengo che non sia giusto neanche dire che è colpa di qualcuno. Devo dire che in un progetto così complesso non è neanche facile riuscire a mettere tutti d'accordo al primo momento, quindi abbiamo dovuto fare un primo passaggio e poi ripresentarlo in un secondo momento. Siamo anche in una zona sensibile, siamo vicini al parco del Delta del Po, siamo vicino a dei fiumi, quindi ci sono anche delle aree di rispetto e quindi insomma le complicazioni non sono poche. Stiamo però parlando, come dice lei, di un investimento importante per il territorio e di un investimento poi a vocazione agricola, anche se è una trasformazione di un prodotto agricolo in un prodotto alimentare. E quindi forse sì, qualche maggiore attenzione per questo tipo di investimenti sarebbe auspicabile dalla burocrazia. Anche perché ricordiamoci che l'Italia sta cercando di mettere in pista investimenti molto molto importanti anche con i fondi del PNRR e i fondi europei. E le scadenze, ricordiamoci, dell'Europa sono di finire tutto entro il 31 dicembre 2026. Di fatto è domani, dopodomani, quindi dobbiamo veramente tutti correre per riuscire a farlo. Ecco, gli aumenti dei costi che ci sono stati in questo periodo, che sono stati veramente importanti, vi hanno messo un po' in difficoltà? Assolutamente sì, anche questo è stato un elemento importante, i costi sono lievitati tantissimo e non ultimo adesso sta lievitando molto anche il costo del denaro, questi sono investimenti che comunque non possono prescindere da una parte a debito e anche questo sta un pochino rallentando in questo momento il progetto. Però contiamo di risolvere tutto, come le dicevo, entro la fine dell'anno per poter partire all'inizio del 2024. La ringrazio. Grazie a lei. Grazie.